Radio I Giovani Racconta, prodotto dai giovani dell'Associazione Giovanni Paolo II. Incontri che hanno cambiato vite, personaggi in grado di essere fedeli al loro impegno con l'ideale. Gente ordinaria che ha reso San Benedetto del Tronto un luogo straordinario. Tutto ciò raccontato con una fervente gratitudine. San Benedetto, caro Bill me, umarettuno glielo più lucente, lucelettone glielo più trecchi. E che pozza i be! Dorata, luminosa, con una schiuma cremosa e persistente, la birra Nursia è prodotta dai monaci benedettini di Norcia, discepoli di San Benedetto nella sua città natale, secondo la ricetta tradizionale tramandata da secoli. Col tempo questa birra invecchia e acquista un profumo etereo e floreale. Il palato è deliziato dalle note di luppolo e malto. Ma perché stiamo parlando della birra Nursia? E soprattutto, chi sono i monaci di Norcia? Va bene, facciamo un passo indietro. Noi della Compagnia dei Tipiloschi del Beato Pier Giorgio Frassati abbiamo conosciuto i monaci di Norcia nel 2009. Inizialmente il nostro responsabile li incontrò per caso partecipando alla messa nella chiesa di San Benedetto a Norcia, che veniva celebrata in rito antico. Si presentò al priore dell'epoca, che era padre Cassian, si conobbero e poi dopo invitò anche a noi a andare a vedere questa messa con questo rito antico. Ci colpiva all'inizio di questa messa il silenzio e l'ordine durante tutto lo svolgimento della messa, per cui ogni gesto richiamava a un silenzio e al desiderio di avvicinarsi a Dio. Pur avendo bambini piccoli, per cui non era semplice partecipare a una celebrazione così lunga, abbiamo deciso di stabilizzare questo rapporto, per cui fino a quando c'è stato il terremoto, una volta al mese partivamo tutti insieme per andare a sentire la messa. Poi questa amicizia è cresciuta, i monaci sono venuti a trovarci a San Benedetto, ci hanno spiegato il loro carisma. Loro sono monaci benedettini che vivono a Norcia e vivono lì dal 2000. Ci colpiva come dei monaci americani fossero arrivati a Norcia. Ci colpiva anche il fatto che la loro età media era bassissima. All'epoca, 10 anni fa, il monaco più giovane aveva appena 22 anni. Eppure tutti erano estremamente decisi a seguire la regola di San Benedetto. Nel corso degli incontri questi anni abbiamo scoperto poi che la regola di San Benedetto non è fatta solo per i monaci, ma una regola di vita utile anche per le famiglie, per i laici. Una regola utile per andare dietro a Cristo e per condurre una vita buona, vera. Nel corso degli anni poi abbiamo cercato di sostenere i monaci nel modo che c'era possibile, organizzando una raccolta fondi per permettere loro di sistemare prima il vecchio monastero, poi dopo il terremoto organizzare una raccolta fondi o farli incontrare con delle imprese edili che potessero sostenerli proprio nella ricostruzione del monastero. Molti dei nostri ragazzi, molti di noi sono diventati amici dei monaci e loro aiutano i nostri ragazzi a fare discernimento spirituale, li aiutano nel cammino della loro fede. Ci colpiva poi anche il modo in cui i monaci affrontano il lavoro. San Benedetto da Norcia nella sua regola spiega che il motto principale è nulla anteporre all'amore di Dio. In tutto il resto c'entra la vita del monaco, per cui anche il lavoro del monaco può essere legato alla fede. Questo ci ha aiutato anche per affrontare il nostro lavoro, per dare un giudizio al lavoro che facciamo, di come lo svolgiamo, di come il lavoro è un modo per testimoniare la propria fede. E in questo abbiamo visto anche che i monaci non sono monaci soltanto contemplativi, ma aiutano nei lavori di costruzione del monastero e nel corso degli anni hanno anche aperto un birrificio, perché durante i momenti in cui il monaco può lavorare, il monaco stesso deve lavorare e producono una birra molto buona. I monaci producono la birra secondo l'antica ricetta di San Benedetto da Norcia. Nella tradizione monastica la birra è sempre stata molto importante. San Benedetto prescriveva un digiuno abbastanza forte per i monaci dal 14 settembre fino alla Pasqua, che consisteva in un solo pasto al giorno. Per i momenti di digiuno più difficili, San Benedetto introdusse questa tradizione di bere la birra. Ma come potremmo parlare dei monaci senza interpellare il loro priore?
Dal 2016, infatti, è Padre Benedetto a guidare i monaci di Norcia. Nei primi anni del monastero abbiamo visto che molta gente veniva da noi, avevamo un piccolo negozietto, e ci chiedevamo di comprare ciò che facevamo, cioè volevano andare via dal monastero con qualcosa nostro. Questo non solo, diciamo, per uno scopo materiale, per avere qualcosa di concreto, ma anche spiritualmente. Sappiamo che uno dei modi di esprimere l'amore è con un dono. Quindi in qualche modo hanno capito che portando via qualcosa che facevamo noi sarebbero connessi con noi in qualche modo tramite l'amore, che come sappiamo è Dio, cioè tramite lo Spirito Santo. Dall'altra parte il monastero non poteva andare avanti economicamente da solo, avevamo bisogno di aiuti. E certo c'erano tanti benefattori molto bravi, molto buoni, che volevano darci una mano, ma questo non era un fondo sempre regolare o sempre affidabile, perché ognuno deve anche preoccuparsi della loro famiglia, non potevamo chiedere sempre gli aiuti. Quindi il birrificio nasce da queste due necessità: uno, di offrire un regalo, un ponte spirituale alla gente che veniva a trovarci, l'altro per aiutarci nel sostegno economico del monastero. E alla fine si è uscito un risultato, un terzo risultato, che è stato l'evangelizzazione. Cioè c'è molta gente che non vuole sentire di Dio, non vuole parlare proprio, magari ha avuto delle esperienze brutte con la Chiesa, con i preti, occasioni di scandalo che, come ahimè sappiamo, succedono spesso ormai nella Chiesa. Ma la birra è diventata pure un ponte per parlare con un monaco ogni tanto di Dio. Venivano nel negozio per comprare una birretta e magari si chiacchieravano un momento, poi prima o poi si chiedevano anche la confessione. Non sempre, ma a volte. E in questo mondo molto secolare, molto anticlericale, molto antireligioso per tanti versi, ci ha fatto capire che in fondo c'è solo una paura che va sorpassato, che va un po' affrontato per aiutare la gente a ritrovare Dio, perché in realtà ognuno di noi abbiamo una sete per Lui, per Dio. Ci sono dei ostacoli, tante volte causati dai nostri peccati, ma in fondo abbiamo tutto quel grande desiderio per l'infinito che è Dio. Quindi se noi tramite la birra riusciamo a stabilire un rapporto più amichevole e meno autoritariano, che non è proprio così, ma come potrebbe vedere la gente, loro riescono ad aprire una nuova porta per Dio. Quindi alla fine il birrificio ha avuto questi tre bellissimi risultati. Il contatto con questo prodotto può risultare salvifico per molti acquirenti, che finiscono quindi per ottenere un guadagno spirituale di cui spesso non sono consapevoli. Ci ha raccontato un monaco che, quando è tornato in America per rivedere la famiglia e gli amici, parlando della produzione della birra in monastero, ha lasciato tutti sorpresi, facendo scaturire molte domande e curiosità. Al termine della conversazione ci si era dimenticati della birra, finendo per parlare di Cristo e della verità. Quindi la birra è solo un mezzo, come lo sono il mare, i pescatori, i bei paesaggi e tutte le persone che sono passate per San Benedetto del Tronto. Allo stesso modo, dei monaci, anche noi, dei giovani raccontano, cerchiamo di saltare il nostro territorio e la nostra bella tradizione, riportando sempre a qualcuno di più grande.